Oh, facciamoci una brozza, ma... Bella birra. Onda. Ci vuole proprio, eh? Casale. Ma ci vai, la sande... Allora, ci sdici? Ci vai, dici, che le sarze mangiano le Ma ci ha visto un film di Totoco? Come sta l'ergo? Beh, si sciute, te. A polzè. Sono sciute, sono venute. Come sono arrivato? Stavo alla Vizzusa. E mi facevo mal non gangare, Sono sciute a un dentista di Milano. Un tricchione. Non solo che si è fregato 250 mani lì per tramudere, per quanto che volevo pure te. Sono detto, dov'è? Dammi un dritto, te. E mi sono fatto bene, mi faccio non portare a chi è. E dammi a me, come che dopo, manco un dritto, Ehi, ti ha perduto un dritto, da qua, a spazio. Vai da sopra che da porcare. Ecco, e ci è, io che io non morto, fammi tu panzaro, facci qualche cosa. Ha passato più per te che solo, pisere. Ma, e ci è, c'è che si tardi, ci stai tre. Sam Kitt. Sei bif. Ma fai una partita biliardo. La partita. La partita. Più. E ce l'hai scuola biliardo, non te la capo, voleva a te. Che te bif. Ma allora, vlizzo di ste tre, che mo la partita mi ha fatto sul zoom, mi bevo questa birra, e crema la tinge di te. E ci ha le belle statue in ma scuola. Che cos'era per te, Mino Barbarese? Dunque, con quale lavorato? Mino Barbarese io l'ho conosciuto tantissimo, certo. Lui è venuto molto dopo di noi perché è anche più giovane, cioè sia lui che con la Iemma prima stavano assieme. La cosa che mi piace, scusami, che tu, ma non solamente tu, ne parlate al presente, come se fosse qui. Ma perché il ricordo è talmente vivo che certo. Un vero dispiace, anche perché devo dire Mino, io ero un buon cristiano proprio. E noi non frequentiamo il nostro ambiente, però io ho come posto Tiziana e lei con Mino si trovava raga perché Tiziana, no, rompi. Cioè bisogna capirla perché certo se la prendono, invece lei è. Una che scherza, che fa, ironica. Mino Barbarese era la sua vittima. Solo che Mino non se la prendeva mai. Perché capiva, perché lui era proprio un bueno, veramente, una bravissima persona. E quando lui si separò da Gianni, e noi gli demmo ospitalità nel nostro teatro, e quindi veniva a fare spettacoli da noi, e ci incontravamo, ci facevamo sempre delle risate, delle cose. Poi successe l'episodio della Capagira, quando il regista Alessandro Piva, perché io non volevo fare la Capagira, perché dovevo lavorare gratis, siccome io campo da questo lavoro, io gli dicevo no. Quella parola gratis suona male. Io dicevo no, Alessandro, la smappera. Dammi tu una cosettina, però professione non ce la fa, certo. Però Alessandro era giovanissimo e vedevo proprio questo ragazzo pieno di entusiasmo. E mi fece leggere il copione, lesse il copione, mi disse che personaggio vuoi fare, in quale personaggio ti ritrovi? Io dissi un Sabino, disse è quello che ti volevo dare. Allora lo vedi tutta questa cosa e dico, ok, meniamoci. E mi chiese, senti, è Pinuccio, a chi lo facciamo fare? Che sarebbe nella Capagira, è quello che stava qua, mi veniva in stanze nel biliardo. Io ci pensai 3 secondi, sai, i file del computer. E disse, Mino Barbarese. Lui, e mi disse, ah, Mino, che non lo conosceva bene. Quindi poi lo chiamò, parlò, eccetera, e alla fine Nino è stato perfetto per quel personaggio là. E assieme siamo andati in giro, anche all'estero con Nino. Lui aveva una cacazza enorme dell'aereo, per cui quando si trattava di andare in aereo era un problema. Veniva con la macchina.
Quindi c'è stata una stretta contiguità, almeno per un certo periodo. Sì, specialmente con Gianni Tucci Ruffin, poi noi abbiamo fatto proprio da 10-15 notti, perché noi abbiamo girato sempre di notte. E quindi, sai, stare assieme di notte, seduto allo stesso banco, dietro la stessa scrivania. Tutto stupido, No, e prendi tutte le cose, poi in più nel film poteva fumare, quindi era la pacchia. Fumava fuori, fumava bene, e dice, Nino, mocca a te, per favore, perché mi inquinava. Va bene. E anche come attore, voglio dire, vedi, la bellezza di Nino è che lui come comico, come attore, non strafaceva, era sempre molto composto, cioè non vedevi mai lui delle smorfie molto forti o dei movimenti esagerati, era composto. E con quella sua compostezza riusciva a divertire e a esprimere il personaggio. Forse lasciava uscire quella parte comica che aveva dentro. Sì, proprio riusciva questa sua comicità dai pori della pelle più che dall'espressione del viso. Mole a fam rei mau. Chiami. No, brigadiere! Brigadiere, per piacere, state fermo! Non fate così, brigadiere! Non aprite! Qui non c'è nessuno, questo è un semplice armadio! Armadio! Aprite! Polizia! È uscita una alla volta! Non si spiega la paura. Oh, è me. Che cosa? Vestia. Sembra la capoce. Che cappa c'è cista? Ma c'è cagato lui. Si proprio non figlie da pattana. Ci sono scherzi da fare, Kiss. Benissimo. Rita un bacio oca. Pina da cuore. Avast! Ciao, Gaietta! Cadola la capa, Gigi.